E come avevamo preannunciato, ospite della puntata di oggi è uno dei più famosi ed apprezzati cantanti italiani. Oltre che giovanissimo, sto parlando di Alessio Bernabei. Buon pomeriggio! Ciao, ciao a tutti, come va? Tutto bene, tu come stai, Alessio? Bene, sono molto emozionato che è da tanto che non uscivo con nuova musica e finalmente ci siamo. Esatto. Adesso arriveremo appunto a parlare di Trinidad, che è appunto, come diceva anche fuori onda, non per essere di parte perché ci sei tu, ho già ascoltato 2 volte quest'oggi e veramente me ne sono io innamorato. È molto Bene, orecchiabile, è grazie. veramente un bel pezzo. Ma iniziamo un po' Grazie a parlare di quella che è la tua carriera, no? Tu già sin da giovanissimo ti avvicini alla musica, suonando anche diversi strumenti. Poi nel 2012 fondi Diagek, che anche grazie alla partecipazione ad Amici vi rendono famosi un po' in tutta Italia. Quando e come nasce quindi la tua passione per la musica? Ma in realtà io diciamo che ce l'ho un po' sempre avuta nel sangue, perché mia mamma mi diceva sempre che quando ero piccolo poi le pubblicità, gli spot in TV oppure semplicemente le sigle dei cartoni animati mi rimanevano molto, molto in testa e sapevo imitarli molto bene, quindi hanno già intravisto un orecchio musicale in me. Poi pian piano alle medie con il clarinetto, con la banda del paese, fondando la prima band che dopo scuola ci rifugiavamo sempre dentro il garage a suonare, eccetera, eccetera, pian piano mi è nato il sogno di poterlo fare nella vita, di volerlo fare nella vita, diciamo. Esatto, io poco fa appunto preannunciavo la tua giovane età, no? Tu sei giovanissimo, ma già hai fatto tantissimo, partecipazione al Festival di Sanremo, insomma che più ne ha più ne metta, ma qual è il ricordo più bello della tua carriera? Beh, ce ne sono tanti in realtà di ricordi belli. Devo dire che ogni ricordo ha la sua particolarità, nel senso che ecco, l'Arista di Sanremo sicuramente è una roba che non, finché non la provi sulla pelle non potrai mai capire che la tensione e il nervoso di stare su un palco così importante, che è diciamo un po' il simbolo della nostra musica italiana. Poi vabbè, anche i parchi importanti, ho avuto il piacere appena uscito insomma, da un programma televisivo di poter calpestare il palco di San Siro, dell'Olimpico, i palazzetti, insomma è tutto bello. Diciamo che ogni posto, ogni esperienza ha sicuramente conserva un ricordo unico, credo. Esatto, invece appunto veniamo quello al nocciolo, no, della nostra chiacchierata, ti aspettavamo da tempo, finalmente sei ritornato a fare musica e che musica, è uscito appunto Esatto. proprio oggi Trinidad, come nasce questa idea? Io già l'ho letto nella cartella stampa, ma per chi non lo sa, come nasce l'idea? Ok, ma allora l'idea è nata durante la quarantena perché era un periodo un po' ero solo a casa 3 mesi in solitudine con io e la mia barba lunghissima e quindi in questo momento di solitudine ho voluto pensare alla normalità, all'estate, allo stare bene, alla felicità, alla positività. E ho voluto appunto mettere quelle emozioni bellissime che desideravo in musica, in arte. Così è nata Trinidad, pensando semplicemente allo stare bene, mettendo dentro questa metafora, no, dell'isola Trinidad, che è un'isola dei Caraibi molto particolare perché, grazie a delle correnti particolari, non è colpita da uragani. E questa Esatto. cosa qui può essere anche un po' una similitudine anche per l'amore, ecco. Esatto, a questo punto la domanda è d'obbligo, stai preparando un nuovo album per il futuro? Sì, abbiamo lavorato al nuovo album, sicuramente in quest'anno, quest'inverno abbiamo scritto un sacco di pezzi, io personalmente ho scritto un sacco di pezzi, anche insieme ad altri autori fortissimi, e quindi insomma il nostro desiderio sarà quello di farla uscire poi prima o poi questa musica, quindi mai più, diciamo, non fermarci più come ho fatto per 2 anni, che sono stato anche un po' troppo fermo, ma continuare insomma le giuste canzoni che mi rappresentano, farle uscire, insomma. Esatto, devo dire che poi tra l'altro non sei neanche, penso, scaramantico, no? Perché fare uscire un pezzo di venerdì 17, però comunque già le Esatto. risposte positive stanno arrivando, quindi possibilmente funziona.
Allora, è venerdì 17 luglio, è venerdì 17, però dobbiamo dirlo che è Sant'Alessio, quindi ho fatto uscire questo pezzo nel Per giorno giusto, in l'onomastico. realtà, del mio onomastico. Esatto. Colgiamo appunto anche l'occasione per farti gli auguri. Alessio, noi prima di salutarci, io volevo farti due domande, perché noi ogni giorno appunto pubblichiamo la locandina di chi avremo ospite e scegliamo alcune domande. Giulia ci Vai. chiede, a proposito di Sicilia, noi siamo un'emittente siciliana, quando tornerai in Sicilia e qual è il ricordo più bello che hai della nostra isola? Vabbè, la Sicilia io ce l'ho nel cuore perché ogni volta che vengo là, al di là dei concerti bellissimi che faccio, eccetera, mi piace proprio il posto, le persone che siete e il calore che mette quella regione, è una cosa straordinaria. Tra l'altro, ogni volta che vengo giù mi riempio di cibo, proprio pesce crudo, pesce, arancini e arancine, perché non voglio discriminare nessuna parte della Sicilia. Esatto. Quindi io ogni volta che torno in Sicilia è una gioia. Io ricordo un bellissimo teatro antico di Taormina con la band, che è stata un'esperienza incredibile, che è un posto magico. E Uno dei più poi belli di Crete, anche, credo, insieme all'Arena di Verona. sì, esatto, infatti insieme all'Arena li metto forse come posti più, no? Che ti mettono Soggezione, soggezione, esatto. ecco, esatto. E poi, vabbè, anche il palazzetto 10 Reale è stato bellissimo, insomma, ci sono stati parecchi bei ricordi, sì. Esatto, invece l'ultima, ci scrive un nostro ascoltatore, stavolta un maschietto, ci scrive: qual è il consiglio che ti sentiresti di dare ai giovani, nel senso che a chi vuole intraprendere la tua carriera? Il consiglio che do ai giovani è, guarda, oltre alla solita roba di credere in se stessi, non mollare mai, ok, ma io poi con il tempo ho scoperto che la cosa più importante in realtà è essere se stessi e rimanerci se stessi. Cioè, al di là della musica, al di là del genere, uno deve fare musica o deve essere quello che è. Quindi, se un genere ti rappresenta, se un certo tipo di canzone ti rappresenta, devi semplicemente fare quello che sei, senza maschere, senza simulare quello che non sei, ecco. Secondo me il trucco è questo. Esatto, perché diciamo poi il pubblico non se ne accorge, perché se indossi appunto come dici tu una maschera, ma poi in realtà sei un'altra persona, chi ti segue se ne accorge. Esatto. Invece una curiosità che mi è venuta proprio in questo momento, a proposito di seguaci, di follower e quindi di social, abbiamo visto anche una modifica, no, di quello che è il tuo profilo Instagram, ripartendo da zero in qualche modo. Perché di questa scelta? Ma guarda, in realtà io credo che il Instagram è un po' come la casa, no? Ogni tanto devi fare pulizie, ogni tanto devi anche togliere mobili, magari che non usi più, no? Modificare le stanze, eccetera. E quindi ho Esatto. voluto un po' ripulire quello che avevo fatto fino adesso, anche un po' per segnare un nuovo inizio. Diciamo Quindi ho un voluto restyling. ricominciare. Sì, esatto, bravissimo. E allora noi ringraziamo, e io ringrazio personalmente Alessio Bernabei, ti aspetto Grazie. presto in Sicilia, intanto noi ci ascoltiamo e vi facciamo ascoltare, ma soprattutto l'ascolteremo, sono sicuro, in tutte le estate, nei lidi, nelle spiagge, Trinidad. Grazie Alessio! Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao! Una brezza che soffia l'hotel, il vento che si fa strumento e che romperà il silenzio, più forte anche di me e di te, fa cadere tutto ciò che ho detto, come stelle San Lorenzo. La macchina che va, quasi fosse lei a guidare, scorre la città, dietro ad un tramonto, se fosse l'ultima canzone al mondo. E tu, bellissima, il cielo azzurro, il mare che conta un'isola, una chitarra suona Trinidad, e sarà, sarà quel che sarà, ma la notte non lo sa ancora. Trinidad, noi con la musica alta il DJ. Scusami cosa mi hai chiesto, se non gridi non ti sento, poi i tuoi occhi che incrociano i miei, e in questo preciso momento ti bacio e non ci penso.